in questo numero di AgriFood Magazine. Numeri da record per la ricerca agricola nel 2020. Cresce lo spreco alimentare tra i produttori del Made in Italy. Il comparto dell'orto frutta fresca vale 12 miliardi. La vendemmia italiana 2021 sarà la più green d'Europa. Nel 2020 799 ricerche attive, 634 pubblicazioni e 203 dottorati e assegni di ricerca e borse di studio. Sono alcuni dei numeri contenuti nel report 2020 del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. L'attività del CREA interessa diversi ambiti dell'agroalimentare, dalla genomica alla tecnologia meccanica ed elettronica, dalla biodiversità alla maggiore sostenibilità agricola. Sono circa 5.000 gli ettari di terreni sperimentali coinvolti, che hanno dato vita a 44 brevetti e oltre 500 varietà iscritte nei registri nazionali. Da record a livello mondiale è l'incremento del patrimonio di collezioni vegetali e animali del CREA, un unicum a livello planetario. Sono 119 le collezioni di germoplasma esistenti, di importanza mondiale quelle della vite, dell'olivo e della gran parte dei cereali. Cresce lo spreco alimentare tra i produttori del Made in Italy. Secondo i dati della ricerca dell'Osservatorio Metronomo commissionata da Metro Italia alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, il 26,18% dei produttori agroalimentari intervistati dichiara di aver aumentato lo spreco alimentare nel corso del 2020 e per questo si osserva un incremento significativo dello spreco tra il 5 e il 15%. Le cause sono da ricercare in primis nel lockdown e nelle restrizioni sul mercato dei consumi fuori casa. Rilevanti inoltre gli impatti diretti sulle loro attività, come la complessità nel gestire il personale e la logistica in uno scenario incerto e in costante cambiamento. Notizia positiva è che nel 42% dei casi sono stati ottimizzati i packaging e nel 28% sono stati introdotti nuovi formati con minori quantità di prodotti. Il comparto italiano dell'ortofrutta fresca vale 12 miliardi di euro e l'export agroalimentare ha registrato un aumento record del 9% nella prima parte del 2021. È quanto emerso dal tavolo ortofrutticolo nazionale. Il sottosegretario alle politiche agricole, Francesco Battistoni, ha ricordato in apertura dell'incontro come il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sia un'opportunità per il settore, con circa 5 miliardi di euro di investimenti da realizzare entro il 2026. Il governo inoltre punta molto sulla politica agricola comune, per la quale si è trovato un punto di equilibrio rimettendo al centro del progetto sostenibilità l'agricoltore. Per Battistoni questo è l'inizio di un percorso di ascolto e condivisione che dovrà vedere tutti gli attori protagonisti. La vendemmia italiana 2021 sarà la più green di tutta Europa. Nei giorni scorsi il governo ha approvato il decreto sulla sostenibilità per il mondo del vino. Inoltre, come annunciato lo scorso 6 luglio dal ministro dell'Agricoltura Stefano Patuanelli, entro settembre sarà pronto il disciplinare, ovvero le regole che consentiranno alle cantine di certificare i propri vini green e contrassegnarli con un logo facilmente comprensibile. Si tratta di una sorta di carta verde del vino che andrà ad esaminare diversi parametri come l'impatto ambientale, l'uso di energie e risorse idriche, l'impronta carbonica e la tutela del paesaggio e della società. Prevista poi un'agevolazione per i produttori vitivinicoli che già oggi vantano certificazioni ambientali che potranno accedere alla nuova certificazione senza costi e per un periodo transitorio di 2 anni.